Una serata da campioni, questo è il titolo dell'evento al Teatro da Mare ad Ardore Marina, con una grande partecipazione e grandi premiazioni, condotto dalla bravissima Emanuela Licciardelli. Una serata all'insegna di grande spessore e grande emozione. Ma io penso che questo sia un risultato ampiamente meritato dopo un inizio di campionato assolutamente disastroso. Dopo le prime cinque partite avevamo fatto soltanto 4 punti, poi la società, il settore tecnico, ci siamo messi d'impegno, abbiamo puntellato la squadra, una squadra che poi ha avuto 12 risultati, non 12 risultati utili consecutivi, 12 vittorie consecutive, e con un solo gol subito che ci hanno portato al terzo posto, e poi con la disputa dei playoff che ci ha consentito di vincere prima con la Palmese a prima col Pellaro, poi con la Palmese e poi nella finale con il Lamezia per 3-0. È una vittoria che noi abbiamo dedicato a tutti i cittadini di Ardore, a tutti i tifosi, a tutti quelli che ci hanno seguito per tutto l'anno e hanno messo veramente grande impegno, con grandi sacrifici, ci hanno seguito la domenica, il sabato, veramente un risultato sinceramente inaspettato. Ho detto già ad altri suoi colleghi che i miracoli talvolta esistono, basta crederci. Ma diciamo che Ardore sta attraversando un periodo di grande evoluzione, di una grande crescita sotto il profilo sociale. Basta guardare questo splendido lungomare, che è il risultato, voglio dire, di un lavoro amministrativo assolutamente peculiare, e in tutti i settori Ardore si sta affermando a livello culturale, a livello letterario, a livello giuridico, con i suoi migliori esponenti, naturalmente, che cerca di sempre alzare l'asticella per avere una crescita graduale, però sempre proiettandosi verso obiettivi assolutamente elevati che consentono naturalmente di far crescere l'intero territorio. Cioè, la crescita d'Ardore rappresenta anche la crescita dell'intero territorio della Ionica. Io dico che la squadra, il risultato della squadra è importante, perché in un paese come Ardore di 5.000 abitanti, avere una squadra in promozione, e quest'anno noi giocheremo in promozione abbiamo già fatto delle riunioni societarie per cercare di allestire una compagine assolutamente solida per disputare un campionato di vertice. E l'ambizione sarebbe quella di arrivare nei playoff e poi giocarci tutto, naturalmente, come è stato quest'anno nei playoff. Noi, voglio dire, siamo una società abbastanza solida, abbastanza costruita in modo organizzativamente molto solido, molto, diciamo, molto robusta, praticando naturalmente la sostenibilità economica, che oggi è fondamentale per quanto riguarda queste categorie, ma diciamo con una serie, attraverso il percorso di serie programmazione che ci siamo prefissati, gli obiettivi possono essere raggiunti. E l'importante, come dicevo prima, è lavorare seriamente con grande sacrificio per cercare di portare Ardore verso naturalmente i traguardi che merita. Dico soltanto che per quanto riguarda la vittoria del campionato dell'Ardore è stata una vittoria esaltante, che ho dedicato naturalmente a tutti i tifosi. Grande merito ai ragazzi che hanno disputato un campionato veramente a tutti indistintamente, a tutto il settore tecnico, e ritengo che Ardore, naturalmente, con il campionato di promozione e soprattutto con la crescita nei vari settori di tutto il nostro territorio, possa veramente arrivare a quei traguardi, a quei livelli che tutti i cittadini ardoresi meritano.